27 gennaio è internazionalmente riconosciuto come il giorno della memoria, dedicato alla commemorazione delle vittime della Shoah. Proprio il 27 gennaio del 1945 le truppe sovietiche varcarono i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz, portando alla luce del mondo l'orrore della degenerazione nazista culminata nel progetto di deportazione e sterminio degli ebrei e di tutte le categorie di persone ritenute dai nazisti indesiderabili o inferiori per motivi politici o razziali. Per non dimenticare l'orrore e rendere omaggio alle vittime dell'Olocausto, il Comune di Pescara ha organizzato 3 giorni di eventi sulla Shoah, l'imperativo della memoria, la coscienza della responsabilità. L'evento di oggi, organizzato nella sala consiliare di Palazzo di Città, ha coinvolto anche gli studenti delle scuole superiori di Pescara. Carlo Masci, sindaco di Pescara. Vogliamo che questa giornata sia un monito per ricordare, ma anche per costruire un futuro migliore, perché non si può dimenticare la tragedia umana degli ebrei, e anche oggi nella ricca Europa ci sono scene drammatiche di violenza e di guerre. Noi la libertà, la democrazia dobbiamo sempre coltivarle per far sì che rimangano patrimonio comune, e questi insegnamenti credo che siano utili ai nostri giovani, a cui dobbiamo passare il testimone per una vita migliore di tutti. Tra gli interventi quello di Lisa Billig, cittadina onoraria di Pescara, giornalista vaticanista e membro dell'American Jewish Committee. Ma quale insegnamento oggi possiamo trarre in un mondo in cui si continua purtroppo a parlare di guerra? È già tardi, perché c'è una guerra in atto adesso, c'è antisemitismo che rinasce in tutta Europa. Bisognerebbe poter capire dal passato i segni di pericolo che ci portano a questa crisi, e bisognerebbe impedire nel nascere sia l'antisemitismo sia le guerre, naturalmente, perché gli odi e i pregiudizi lavorano non solo, ma anche i semi delle dittature che portano a questo crescono, perché quando c'è l'odio, quando c'è il pregiudizio, quando c'è l'antisemitismo, quando c'è qualsiasi odio che cresce nella gente, significa che la democrazia e la libertà sta per finire e si rischia la violenza, si rischia la guerra. Allora bisognerebbe poter imparare dal passato, non solo ricordare, ma prenderlo come lezione e anche guardare il presente in un modo critico. Tra un intervento e l'altro anche l'intermezzo musicale della pianista Maria Gabriella Castiglione. Il dibattito è stato moderato da Federico Gentilini, coordinatore dell'Amicizia Ebraico-Cristiana d'Abruzzo, che al TG8 racconta la dismissione di una sinagoga, un'antica sinagoga già da tempo, da secoli lì istituita, con una folta comunità ebraica, sulle vestigia della quale sorge prima la chiesa di Santa Maria in Gerusalemme e alla fine del Settecento, dall'attuale cattedrale di San Cetteo.